Giorno 2, siamo arrivati in Puglia, sono le 8:30, abbiamo dormito un po' di più perché io sono devastato ancora, però è stata una gran bella dormita. Il letto è comodo e le onde ti cullano. Prima di decidere se portarmi o meno la giacca, vedrò com'è la temperatura fuori, perché io non voglio portarmi il giubbino se devo morire di caldo. A detta della signorina, la prova del 9 per vedere se questo posto è buono è la colazione. Ah, io sono molto esigente sulla colazione. Sì, tu sì. Io mi accontento veramente del minimo sindacale a volte. Di scelta ne abbiamo. Abbiamo uova, insalata, patate, prosciutti. Ma chi mangerebbe le patate a colazione? E perché mi viene voglia di farlo anche io? C'è anche la stazione per le omelette. Wow, voglio un omelette, amo. Fammi un omelette. Non so se stupidamente o meno, ma noi eravamo convinti di essere già arrivati. Anche perché io non ho sentito vibrazioni più dalla nave. Stiamo ancora in navigazione. Ma non so se ho Ma siamo in sbagliato io. ritardo? Ma non penso. Sono le 9 in punto, 9:00, dovevamo arrivare alle 7. Sicura, c'era scritto? Sicurissima, dalle 7 alle 17. Magari abbiamo dormito un giorno intero, siamo ancora in navigazione, cioè il giorno già No, dopo. perché anche domani è alle 7. No, domani è navigazione, cavolo dici. Magari abbiamo dormito un giorno intero, non ce ne siamo accorti. No, Stiamo dai. dormendo da 24 ore. Oh mamma. Comunque la signorina mi ha chiesto di farle il toast, ecco perché ho preso 1200 cose. Però non è che ha fatto la furbata di prendere due fette di pane, ne ha presa una. Per fortuna l'ho presa io l'altra. Io ho preso il panino coi semi almeno. Ho anche preso un uovo sodo da spaccarglielo qua in testa. Ecco a te il tuo toast. No, non riprendermi. Vai, la ripresa è tutta tua. Primo piano addirittura. Mi sono sbagliata. Arriviamo alle 4 del pomeriggio. Possiamo andare in palestra, visto che non dobbiamo correre. Ma perché non dobbiamo correre? Perché non sei Gesù che può correre sull'acqua. Ti ho preso i wufflet, i waffle, lo swaffle. Lo svrappo. Voglio il panino. Non puoi avere il panino Perché no? perché c'è il bacon e l'uovo, hai detto che non lo Ma io vuoi. voglio il waffle. Ho preso due waffle e l'egg muffin, che è una roba che non avevo mai provato. Ce l'hanno anche al McDonald's, ma non l'ho mai preso effettivamente. Poi qua diciamo che è un po' più forse fatto bene di quello di un fast food. Allora, forse un pochino più caldo il pane sarebbe molto meglio, però non è male. Non avevo mai provato il waffle e a differenza del pancake è molto più pastoso. Da una parte ti dico, non è neanche malissimo arrivare alle 4 e scendere appunto alle 4 e tornare la sera. L'altra volta invece avevamo fatto che scendevamo la mattina e tornavamo nel pomeriggio, così avevamo quel momento tra il che risalivamo e la cena che non avevamo nulla da fare. Nello jacuzzi. Beh, quello puoi farla, è ancora calda. Questa notte di sole, abbiamo trovato dell'intrattenimento all'improvviso. Cosa vinciamo? L'orgoglio di vincere. Tocca a te adesso. Chiudere la linea in 10 secondi, in 10 secondi, con 10 secondi, and 10, no. 9, 8, 7, 6, no, 5. Pure io ho fatto un bel lancio, ma non si è visto. Non è colpa mia se non mi hai dato la macchina accesa. Non so accenderla. Tieni. Sfida Waluigi contro Cosino Rosa. Hai barato. Stavo vincendo io, non so come, ma ero prima. Mi sono ritrovata seconda così. Per forza si è ritrovata prima. Mi ha tirato addosso tre gusci rossi. E a me è arrivato il fungo alla fine, l'ho superato di nuovo. Dai, stai imparando. Però l'ultima pista è la tua preferita ora. No, con l'arcobaleno. Dai, ma sei cattivo. La pista arcobaleno del 3DS. Dai. Guardala qua, la pista arcobaleno del 3DS. Questa è la situazione dopo stanotte. Però lo jacuzzi, guarda che è fumante.
quasi quasi un tuffettino. Beh, se riesci a incastrarti fra tutte quelle persone che stanno limonando. Ma sai che io ho un tuffettino nella piscina, me la farei comunque. Il buffet del pranzo è partito. Vedo già spiedini, hamburger, patate. Ci fermiamo già qua a prendere l'hamburger. Visto che dentro non sappiamo se lo troveremo. Tu volevi l'hot dog ieri però, hai detto. Vai, prendi un piattino e prendi. Perché il mio l'hai fatto tu e il tuo lo sto facendo io. Non lo so. Vorrei provare questa salsa qua, che non so qual è. La Milla Island. Che salsa ci spremi su? Il ketchup, come i bimbi. Amo, dove l'hai puntato? Amo. Devi premere piano, che così ti esce. Vieni qua sulla senape. Vedi, si fa piano, perché così ti lo puoi sparmare piano piano da una parte all'altra. Abbiamo appena preso appunto il nostro hamburger, ma ho visto che ci sono anche le costine. E oggi è Pasquetta. Una grigliata non me la toglie nessuno. Thank you. Il panino non sembra male, dai. Un po' piccolo però è grigliato bene. Guarda, è mediterraneo, c'era scritto. Proviamo il Tex-Mex invece sandwich. Porca troia, buono. Poi proviamo la carne che hanno tagliato proprio davanti a noi. Ecco qua. Buona. Un filino di puccio, proprio giusto per dargli un po' più di sapore. Ci stava bene, però è buona. E infine l'involtino primavera. Decente. Servirebbe della salsa di soia. Fin da piccolo ho sempre avuto una curiosità data da Mr. Bean. C'era un episodio, questa salsa, la Marmite, questa che ho appena preso, in cui ci pucciava dentro i pretzel e li dava ai suoi amici la sera di Capodanno. Da bambino ho sempre avuto questa curiosità di scoprire che cavolo fosse la Marmite. Ha la consistenza dell'olio motore esausto. Eccolo qua. Non sono riuscito neanche a toglierlo dal cucchiaio. L'odore è dell'aceto balsamico più forte che puoi immaginare. Ma è la densità che mi preoccupa. Che schifo. È la salsa barbecue più aspra che puoi pensare di assaggiare. No, vai via, bisogno d'acqua. Sono felicemente pieno, però avevo visto questa gelatina verde e ho detto vabbè, proviamola. Non sono sicuro se l'abbiano attaccati quelli che sono nella stanza o quelli che fanno le pulizie. Sono passate le ore dal pranzo fino ad ora e in teoria siamo arrivati. Ah. E lo denotiamo di nuovo dal porto meraviglioso in cui siamo arrivati. Ma no! Ci sono altri rifiuti per te. Che belli! Yeah. E un nuovo porto con un nuovo mare. Ma lo stesso cielo. Thank you. E usciamo ed è proprio Pasquetta. Vabbè, però almeno non sta piovendo, c'è solo nuvolo per adesso. Eccoci, sta piovigerellando, dai, è leggera. E c'è già il pullman però. E siamo i primi anche ad uscire. A lei che bello. Attrazioni locali appena arrivi a Brindisi. Il tizio che ti vende l'ombrello. Beh, io ho fatto l'itinerario come ti avevo detto, però in realtà basta un attimo girare lo sguardo e di cose da vedere ci sono un bel po'. Ah, ma vuoi andare sul trenino? Vuoi andare sul ciup ciup? Con i bimbi? In ogni caso ho messo il punto dove ho parcheggiato, così dopo ritorniamo qui al pullman. Ecco, qui una scalinata. Sti scalini sono pericolo pubblico con la pioggia. Uno con le scarpe un attimo più lisce qua. Caput. Siamo arrivati al pilone. È un grande sasso. Queste sono le colonne del porto. E lei subito. Vabbè che io non faccio molta differenza, sto solo facendo un video. Guarda, sta panchina è intelligentissima. C'ha i pannelli solari, il coso per appoggiare il telefono e caricarlo. Credo abbia anche delle entrate USB, sì, è lì, credo. La madonna, sono avanti qua. Beh dai, non è brutto come posto. Tutto molto stile Lucca, molto città alta.
Ah, mo ci sono due piccioni là che si stanno dormendo. Passiamo sotto il campanile ed eccoci in una piazzetta. Qui c'è la cattedrale e qui c'è un'altra colonna. E ora col sole sto morendo di caldo. Palazzo Granatei. Qui invece ci sono un sacco di mura, alcune anche un po' distrutte ma ancora in piedi. Mentre eravamo al palazzo, che è proprio da quel lato, un signore ci ha detto che qui ci sono l'area archeologica di San Pietro degli Schiavoni, che sono antiche rovine romane, e non mi sembra che qualcuno ci stia qui a far pagare, quindi possiamo entrare. Bello entrare gratis. Eccole qua, sembra un po' agli scavi di Pompei. Beh dai, è semplice come cosa, però è carina. Ma dici che era proprio a questo livello o l'hanno rialzato? Secondo me era proprio, visto che c'è anche il pavimento che com'è qui, mi sa che proprio quando hanno iniziato a scavare da queste parti hanno trovato tutto questo. Non so perché mi sono immaginata io che andavo tipo lì dentro. Stavo cercando di capire se sono alta quanto... Quanto quel buco. Quanto quel buco che sembra un pozzo. Questo invece è il mosaico. In pratica, quando stavano costruendo il teatro nuovo che c'è sopra questa zona, scavando hanno trovato sti resti appunto romani. Hanno trovato il mosaico, queste erano le domus, quindi erano una strada con tot case. Non ho letto bene quante case erano, però come vedete ci sono appunto anche i resti di ex proprietari. Chissà se hanno finito di pagarla lì, gli ex proprietari. Eccoci all'interno del palazzo. Anche questa, entrata libera. Mi piacciono quando le entrate sono libere. Sembra il balcone di Romeo e Giulietta. Peccato che quando siamo arrivati lì è stata una delusione. Lo so, vabbè, però abbiamo toccato le tette a Giulietta. No, non è vero, io non mi sono permessa, solo fatto finta, ho messo la mano ma non l'ho toccato. Ha ragione, ha toccato il culo lei. In pratica da queste parti è tutta zona romana. Cosa abbiamo appena scoperto? Ascoltando illegalmente una guida. Che era una struttura del primo secolo dopo Cristo. E poi quelli del Medioevo ci si sono infiltrati, ci hanno fatto le loro robe. Vedi, però così bisogna spingere un po' questi musei aperti alla fine, farli scoprire un po' la gente. Certo, pagare il biglietto comunque è giusto perché alla fine mantenere tutta sta roba è un costo. Però invece facendo così li invogli di più a guardarli, secondo me. Ma hanno aperto la porta con una rovina. Un sasso antico del primo secolo d.C. che blocca la porta. Questa è la colonna dove eravamo prima, che l'hanno probabilmente scavata e hanno trovato tutti i pezzi e piano piano l'hanno rimontata. Queste sono come quelle stanze enormi in cui c'è solo un'opera e tutto il resto non conta assolutamente nulla. Però qui c'è un dipinto antico che mostra esattamente la colonna di prima, probabilmente nella sua zona originaria. Amo, cos'è questa che tu lo sai? È un'aula studio! Meglio di quella grotta che avete su in Città Alta. Bunker, please! Amo, guarda dietro quel giardino, c'è un antico reperto, c'è un monopattino di Dragon Ball abbandonato da chissà quanti anni fa. Poverino, tutto scocciato, tutto bagnato dalla pioggia, scolorito dal sole. Ed ecco, come potete vedere, un'espressione di puro dadaismo, arte dimenticata. Noi siamo molto contenti di poter portare alla luce questo reperto di grande patrimonio intellettuale giapponese. In radio una volta ho sentito parlare di questo posto, ma non so se è lo stesso. La pizzeria Spacca Napoli. Voglio vedere le pizze che c'hanno, ti prego. Questa è la lista delle pizze. Bufala e piennolo, docotto, totò, la Spacca Napoli con mozzarella di bufala campana d'op, salsiccia di punta di coltello, friarielli napoletani, cacio cavallo, stagionati in grotta, oliva evo e basilico. Diavola acqua santa. C'è anche la porchettona. Che è un'evoluzione della maialosa. Madonna. Ma io penso che se dovessi scegliere... 5 formaggi e tartufo. Ad oggi prendo. Giuste le patatine? No. Strano. Giro, partirei, credo, la bufala proprio. Io non lo so, dovrei guardarle per un'ora tutte e poi decidere secondo a malincuore quale lasciare giù. Tu prenderesti ad ora, se dovessimo mangiare... Perché non dovremmo farlo? Cioè, abbiamo mangiato come due suini a pranzo. Sì, ma non sono neanche le 5. Non abbiamo mai mangiato la pizzeria Spacca Napoli. C'è troppa roba, non saprei decidere neanche io in realtà. Ma io mangiare la marinara e basta, fa il culo pure tu.
La gente non capisce che la marinara è una delle migliori per giudicare una pizza, perché alla fine giudichi sia il pomodoro che la pasta della pizza in sé. Ma non c'è la mozzarella. Fa niente, perché la mozzarella, senza la mozzarella. La mozzarella dipende quale prendi, perché se finché mi dici che mi prendi quella napoletana è un conto, ma se mi prendi la mozzarella del supermercato mi cambia relativamente poco. Per quello devi prendere una marinara, perché sa già almeno com'è la pizza nella sua interezza. Ah, il sole. E luce fu. Ah, meglio. Questo è il tempio di San Giovanni il Sepolcro, ma in questo momento sono più attirato dalla musica di quel pub. L'ospitale du turista. Vuoi entrare qui o vuoi entrare lì? Mi stai chiedendo se voglio entrare al pub? Sì. Beh, sembra invitante, però preferirei per ora, se si potesse. È sorpreso pure lui che ha scelto di entrare qui nel pub. Oh. Lui invece ci è rimasto un po' sotto. Ma che bello il tetto di legno. Guarda, ci sono le travi sopra. Non voglio comprare casa con le travi a vista. Le travi sono bellissime. Allora facciamo che te la compri tu con le travi. Io quella che mi compro io non ho le travi. Va bene? E poi ci invito tua madre. Sono anche dei vecchi strumenti lì. Scalpello, martellino. Ora vado ad avere un po' così nei denti, figa, che male. Vabbè, ma lei parla di hostel mentre siamo dentro la cattedrale. Eccoci arrivati alla prossima destinazione, Castello Svevo. Peccato che sia una zona militare. Vediamo, scavalca. Come sei arrivata lassù? Ci vedo. Basta. Ne valsa la pena scalare il muro per questo. Secondo me ci entri. Di far la foto. Vai, incastrati dentro. Signori, questa ragazza è laureata. C'ha una laurea, un diploma e un lavoro con un posto fisso. No, è una bugia, non mi sono mai laureata. No, col cazzo sì che mi sono laureata. In scienza. Tutta la fatica che ho fatto. Ciao, abbiamo trovato una sorpresa nel buco. Che io ho visto sereno. La roba da mangiare, ho detto saranno per i micetti, infatti. Ciao, ti lasciamo in pace. Ti amo, vuoi venire con noi? Questo è il torrione dell'inferno invece. Niente più, niente meno. Però ci sono appunto tutte quante le mura che lo circondano. Mi hai abbandonato. Ti ho lasciato lì a guardare il torrione dell'inferno. Ed eccoci all'ultima destinazione di questo giro, la fontana Tancredi, che però a quanto pare è chiusa da tutte le parti. E noi che volevamo prendere l'acqua. Sei stupendo, sai. C'è anche un gatto nero là che sta salendo. Però tu sei più bello, perché sei qui magistrale. Ehi. Miau, miau anche a te. Ciao. È il momento di tornare indietro. Proviamo le scalinate che ti riportano verso il mare. Adesso scivolo e muoio. Ti immagini vivere qui e dimenticarti che qui non c'è il gradino? Cos'è quella? È la nostra nave. È una nave militare, ti sembra la nostra nave. È raro poter vedere un'imbarcazione militare così da vicino. Vedi anche perché è bello perdersi, perché alla fine, girando costantemente, arrivi in queste zone qua. Lì c'è la scalinata che ti porta alla fontana di Vittorio Emanuele III e dietro c'è la piazza di Santa Teresa. E il tutto, appunto, davanti al mare. Ecco invece l'ultimo monumento che volevo farti vedere, ma non ci siamo riusciti ad andare perché richiedeva troppa strada, fare tutto quanta la costa per arrivare lì, al monumento del marinario d'Italia. C'è un po' di vento, ma giusto un pelino. Abbiamo appena trovato uno street food che si chiama Pac-Man e puoi ordinare anche cliccando qui, è incredibile. Guarda, c'hanno pure le cose a te, mamma. Più che altro mi ha incuriosito questo, che l'ho visto da lontano e volevo vederlo. Ma che brutto, è un booster. Cosa? Ho toccato la senape. Ed esattamente dove ci ha lasciato il pullman avevamo un ultimo monumento che non avevamo visto prima. Il monumento a Virgilio. Devo dire che è proprio bello, soprattutto l'elmo. L'elmo sembra uscito da un gioco RPG. E il cane non sembra molto felice di essere qui comunque. Oggi il menù è molto più affollato. Ma te l'avevo detto che ieri era quello di Pasqua, che era un po' più specifico. Vedi, oggi è un po' più pieno. Oggi siamo fra i primi, hai visto? Vabbè, è il nostro turno. Però i nostri vicini non sono ancora arrivati. Ah, ma vai a vedere com'è l'oblò.
E guardo il mondo da un oblò. La battuta più scontata che puoi fare davanti a un oblò. La seconda battuta più scontata che puoi fare davanti a un oblò è che è tutto tondo. Thank you. Teniamo, prendi l'involtino. La mia carne c'ha pure il riso. Tu invece c'hai il nemico dell'umanità, no? La melanzana. Posso provare un po' del suo riso? No. Hai rovinato tutto quanto il riso ora. Buono. Grazie. Che figura. Auguri. Sei sorpresa? Non te l'aspettavi? Auguri. Vieni a ballare in Puglia, 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 dai che andiamo su. Prima cosa da fare appena arrivi in un posto nuovo: fare balletti per TikTok.